Ora a me, dai, faccio vedere quello che ha detto Antonio. Ma Lele, allora ti faccio un esempio. Evidente, in Italia ci sono troppi incompetenti, per farti capire, perché poi io ovviamente quando c'è da fare un nome, un cognome, non offendo, però faccio nome e cognome. Ma quando in Italia il signor Fabio Caressa dice tanto Skriniar va via, per me è meglio Baschirotto, con tutto il rispetto di Baschirotto, di cosa sto parlando? Di cosa sto parlando, Lele? Spiegami. Non di calcio. Non di calcio, ma persone che sono incompetenti, che stanno lì. Caro Caressa, sei lì perché sei lì? Mi dai una motivazione valida perché tu sei lì? È lì a far cosa? Adesso vado a sentire cosa? Ah, Skriniar va via. Ciao! Baschirotto è la stessa cosa. Tanto Skriniar non mi fa vincere lo scudetti. Di cosa sto parlando? Con tutto il rispetto di Baschirotto, spero che possa avere una carriera al Real Madrid. Però di cosa parlo? Di persone che vogliono un click in più, che li nominano un attimino. Adesso lo sto nominando, visto che ormai anche lui era nell'oltretomba, che non lo cagavano più nessuno. Adesso gli dico, Fabio Caressa, non capisci una minchia. Allora, non voglio fare risse, non voglio fare baruffe chiozzote, come direbbe Goldoni, che non è una marca di preservativi, non è neanche un giocatore del Venezia, ma è un commediografo che appunto in una commedia scrisse delle baruffe delle signore che aiutavano i nobili che appunto discutevano tra di loro. A me questo genere di discussione, perdonate, ho 55 anni, non mi va neanche di farlo. È possibile però che io abbia espresso male un concetto che evidentemente non era del tutto comprensibile, quindi lo ripeto, forse diventa più comprensibile. Baschirotto e Skriniar. Questo è un momento in cui le società, e l'ho detto anche qualche minuto fa, non possono più essere schiave dei giocatori. Si arriverà a un cambio radicale ovviamente anche dei bilanci delle società, perché ormai di fatto i giocatori non sono più proprietà delle società, lo vediamo, fanno come gli pare. È immorale secondo me che un procuratore, un calciatore prendano 20 milioni per accettare di andare a giocare in una squadra. È il segnale di un sistema distorto, che non funziona, che non può funzionare neanche per le squadre che sono di stati, perché alla lunga pagheranno anche loro, perché anche per loro alla lunga arriverà il conto, come arriverà per le squadre inglesi che stanno spendendo, pur avendo tanti soldi e tanto budget, stanno spendendo delle cifre che non rispecchiano il valore dei giocatori e alla fine anche loro pagheranno il conto, perché l'abbiamo fatto anche noi negli anni 80. Non sopporto più di vedere giocatori che prendono per i fondelli i tifosi. Il giocatore è un professionista, lo accettiamo, va benissimo. Se vi chiedete cosa in realtà sta allontanando i giovanissimi dal calcio, è questo. Cioè il fatto di non avere più una riconoscibilità emotiva in alcuni giocatori. Non è un giocatore che deve essere per forza la bandiera di una squadra. Un giocatore può andare via, può decidere di andare via. Va sistemato il bilancio, nel senso che vanno cambiate delle regole, perché altrimenti, come ho detto, le società sono schiave di questi giocatori. Ma quello che io non sopporto più è la presa per i fondelli. Cioè un giocatore basta baciare le maglie, di fare le dichiarazioni. Perché devi fare una dichiarazione dicendo io amo Milano, amo la città, amo i tifosi? Allora se ami resta, se no non le fare queste dichiarazioni. Sapete quando è nata questa cosa dei giocatori che guadagnano troppo troppo presto e che quindi poi hanno degli atteggiamenti secondo me sbagliati che non fanno bene neanche alla loro carriera? È cominciata nei primi anni 2000 fino agli anni 90, quando una serie di giocatori che guadagnavano un sacco si permetteva di presentarsi agli allenamenti sovrappeso dopo nottate brave, ma non solo lo faceva, se ne vantava anche. Si vantava anche di avere questo atteggiamento pochissimo professionale. E tutti a ridere. Ma chi è che prendeva per i fondelli? Volete sapere? Voi. Prendeva per i fondelli voi che pagate il biglietto, voi che andate allo stadio, e beh, che pagate per vedere i vostri giocatori, giocatori che indossano la vostra maglia, che sono seri, che si impegnano, che lavorano, che fanno i professionisti, che non raccontano fesserie su amori, sentimenti, cuore, che poi si toccano sempre qua, ma il portafoglio non il cuore. Questa cosa qui non è più accettabile. Non è più accettabile perché non va più bene. I giocatori devono essere seri, si devono impegnare. Per fortuna la stragrande maggioranza dei giocatori è così. Però
Non è accettabile però che sia addirittura un vanto il fatto di essere degli scarsi professionisti. Perché poi questi giocatori sono anche di esempio per i ragazzi. Come siamo di esempio andando in onda per i ragazzi. Esempio. Parliamo con loro. E io, quando parlo con i ragazzi, cerco di non offendere nessuno e di usare il meno possibile il turpiloquio. Ma questo perché? È un mio pensiero, è una mia idea. E credo che sia importante. È molto importante non prendere in giro nessuno. Molto importante. Più importante che stare nell'ombra.